Allora, Sabino, Pinuccio, Alessio, come ti dobbiamo chiamare? Come volete, ormai c'è confusione in famiglia, mia donna mi fa gli auguri a San Giuseppe, all'onomastico, quindi insomma. Una frase che è rimasta famosa, ce la fai sentire adesso, Pinuccio, quel Pinuccio, pronto Pinuccio, come che dice? È Pinuccio solo. E poi una cosa, che quando uno ti chiama sul cellulare, lo sa chi sta chiamando. Però questa è una cosa che le persone dicono, ah, mi sta simpatico che dici così, però in realtà lo feci scherzando, perché se tu ti chiami lo sa che sta chiamando la persona sul cellulare, cioè non memorizzato, però nessuno... Pinuccio forse non sai che di fronte è un Sabino. Ah, tu sei Sabino vero. Sabino vero, ecco. Anche Sabino veramente, è che poi è stato patrono di Bari, quello sai, fa di Sabino. Certo, senti Alessio, il vero nome, io ho scoperto un altro Pinuccio, un altro Alessio in questa presentazione del libro. Ti farei fare anche un programma troppo forte, quello che ho visto oggi. Perché bisogna leggere questo libro? Perché bisogna leggerlo? Perché bisogna essere consapevoli del proprio territorio e quindi, ridendo e scherzando, sappiamo quello che c'è di bello, però bisogna avere pure il coraggio di scrivere, quindi leggere, lasciare una prova di quello che non va nel nostro territorio. E qui anche per ridere un po', perché credo faccia lì. Tutti si aspettavano magari un libro fatto di servizi, visto che tu ti occupi dei servizi, hai parlato di tante cose belle della nostra Puglia, hai detto pure perché dobbiamo parlarne male. È un viaggio questo nel libro che porta tanti personaggi in giro, ma soprattutto Trump. Ti è venuta l'idea da questo Trump, da questo viaggio che doveva nascere di Trump, che poi ha fatto segretamente con me, non lo sa nessuno, l'ha fatto davvero. No, parlare dei casi poi su un libro no, ho ritenuto opportuno insomma scrivere un mio diario, che poi alla fine è un diario di bordo, un diario di viaggio, di tutti questi anni anche di cose che ho visto, di questa terra meravigliosa, che però insomma, se non ce ne prendiamo cura fra qualche anno verrà pure. Tu sei arrivato in ritardo quest'oggi qui alla libreria Cultural Club Café. Io ho detto a Mimmo non c'è bisogno che viene perché il libro già si è venduto. Tutte le copie sono state già vendute. C'era. No, non trovo parcheggio perché avete un problema di parcheggio, amore. Avete un leggero problema di parcheggio. Tu sei stato spesso qui a Mola. Sì, come comprare il pesce a Mola. Benissimo, come hai trovato questo paese, questa nuova piazza? Beh, io devo dire che Mola da qualche anno a questa parte, insomma, anche dal punto di vista delle infrastrutture, insomma, il lungomare, bello, la piazza. Una piazza fa sempre bene, una piazza in più. Bisogna fare i parcheggi perché, non so, fuori, non vicino, però in quelle, cioè, però infatti i parcheggi come stanno quelli. E poi per cui siamo al mercato a comprare la frittura di Triglia. Hai parlato di De Caro del Bari. Mo stai il derby oggi. Perciò. Stai un derby. Giovane. Questo Bari ce la farà quest'anno. Non lo voglio dire e non si dice. Quindi non lo so. Sabino si saluta. Sabisa lo sa. Grazie Alessio.